Acer ha presentato al Computex 2013 il proprio tablet Iconia W3, un tablet assolutamente inedito e particolare poiché si tratta del primo apparecchio in formato mini, quindi con una dimensione di schermo di 8 pollici, e basato su sistema operativo Windows 8. Dopo l'esempio dell'iPad mini e di altri tablet Android con una dimensione di schermo analoga, si tratta quindi del primo tablet mini basato sul sistema operativo Microsoft. Vediamone un attimino le caratteristiche. Dal punto di vista software, l'interfaccia è chiaramente quella standard di Windows 8, con la sua solita e tradizionale fluidità e con le tile, ognuna delle quali corrisponde ad un'app. Le personalizzazioni da parte di Acer sono minime. Da notare però questa interessante Acer Explorer, che non è nient'altro che un'applicazione che a sua volta ci suggerisce un elenco di app che il produttore vorrebbe noi installassimo per arricchire l'esperienza d'uso con il suo tablet. Da notare che sono applicazioni sia realizzate appositamente da Acer, ma sono anche applicazioni di terze parti. Altre personalizzazioni, diciamo pesanti, diciamo importanti da parte di Acer non ce ne sono, però se noi andiamo a guardare l'elenco complessivo delle app, noteremo anche applicazioni come Acer Cloud, Acer Media, Acer Photo, Acer Docs e via dicendo. Anche se non tutte possono essere utilizzate in ambiente metro, ovvero questo ambiente che stiamo vedendo, ma bisogna ricorrere all'interfaccia base, l'interfaccia standard di Windows, ovvero desktop. Parliamo un attimino delle caratteristiche dell'apparecchio in sé. La macchina innanzitutto ha chiaramente un design standard per essere un tablet, però Acer ha sicuramente valutato e sicuramente fatto molta attenzione al discorso del peso e dello spessore. Il tablet infatti pesa 540 grammi e come spessore è poco più di 11 mm. Il tablet dalle dimensioni, considerando le dimensioni del display, è pensato per essere utilizzato con due mani ma anche con una mano sola. Eventualmente, chi lo volesse utilizzare come notebook anziché come tablet potrebbe comunque abbinarlo ad una tastiera fisica che Acer propone separatamente. Altre caratteristiche importanti, parliamo di caratteristiche hardware. Per prima cosa il display LCD da 8 pollici, come detto, la risoluzione è una risoluzione HD, quindi 1280x800 pixel. Questo significa che il tablet può essere utilizzato sia per delle applicazioni standard, diciamo per degli utilizzi normali come la navigazione web, come la visione di immagini, l'ascolto di musica, ma anche per applicazioni un pochino più onerose, un pochino più importanti, come la visione appunto di video in alta definizione o di giochi di ultima generazione. Collegato a questo discorso c'è il fatto che il processore deve essere un processore all'altezza ed essendo qui Windows 8 non si può utilizzare un processore ARM. Di conseguenza la scelta è caduta su un Intel Atom Dual Core da 1,8 GHz che anche in questo caso offre una navigazione sicuramente fluida e non solo tra le pagine o tra, diciamo, le attività più semplici per un tablet, ma anche quelle più importanti. Per quanto riguarda la connettività, il tablet è sicuramente ricco di possibilità. Abbiamo il tradizionale Wi-Fi, abbiamo il Bluetooth, ma abbiamo anche uno slot di memoria microSD con cui estendere la dotazione di memoria di base che è di 32 o di 64 GB a seconda del modello selezionato. Abbiamo una doppia fotocamera con cui effettuare, con cui riprendere video o scattare fotografie da 2 megapixel, dopodiché anche diciamo un aspetto interessante, un elemento sicuramente interessante riguarda il software, ovvero questo tablet viene venduto, viene proposto da Acer con la versione Home Student 2013 di Office preinstallata. Quindi è un tablet che è già pronto per ogni tipo di utilizzo, anche per la produttività. Altre cose interessanti, Acer ha poi valutato attentamente il discorso dell'autonomia, nel senso che questo tablet deve essere pensato, è stato pensato per essere utilizzato tutto il giorno, cioè deve garantire un'autonomia di utilizzo di tutta la giornata. Ecco perché considerando un impiego medio del tablet, ovvero alternando operazioni complesse come i videogiochi con cose un pochino più semplici come ad esempio la lettura della posta, il dato dichiarato da Acer è di 8 ore di utilizzo.